Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi dando un voto. Ormai manca pochissimo alla serata evento, anzi alla nottata evento di The Game Awards e in questo video, ovviamente ricchissimo, come da tradizione passeremo in rassegna tutte le categorie per provare a indovinare chi si porterà a casa il premio più ambito dell'anno. Dove possibile cercherò di dare un doppio voto, uno di cuore, ovvero il titolo che spero possa vincere, e invece uno più razionale, ovvero il titolo che credo vincerà. Mi raccomando però, vi aspetto nei commenti per sapere quali sono le vostre prediction e speranze per questi GOTY 2023. Prima di iniziare, come al solito, entrate a far parte del Poro Verso, la conquista non violenta, link in descrizione, e soprattutto un grazie gigantesco a Toji Retro Games per sponsorizzare anche questo video. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Ed eccoci sul sito dei The Game Awards, dove è possibile effettuare le votazioni. In tutto abbiamo la bellezza di 31 categorie, quindi direi di darci una mossa, se no rischiamo di fare notte. E partiamo dai voti meno interessanti, proprio dal fondo, per arrivare piano piano poi al culmine dei culmini, che è il GOTY 2023. Allora, 31esima categoria, miglior evento eSports. Qua l'unico che conosco è l'Evo, anche se poi l'unico motivo per cui avrei potuto seguirlo è la presenza di Smash al suo interno, ma ormai Smash non c'è più, mi sembra, già da qualche anno, quindi non saprei neanche perché vederlo, però l'Evo è un po' un'istituzione e diciamo che potrebbe vincere. Poi abbiamo miglior coach di eSports, andiamo assolutamente a simpatia e direi che Remy XTQZZZ me lo sento molto vicino, ma non so bene perché. Il miglior team eSports, vediamo chi è il nome più simpatico. Evil Geniuses, vincitori incontrastati. Poi, il miglior atleta eSport, non credo di conoscere neanche in questo caso nessuno, anche perché sono tutti giocatori di titoli che non bazzico minimamente, quindi voto Philip Imperial Dosen, grandissimo, numero uno. Miglior gioco eSports, voto in questo caso Counter-Strike 2, perché non l'ho ancora giocato, però di sicuro è una delle novità più interessanti di quest'anno, anche perché sui primi Counter-Strike ci ho passato un pezzo di vita molto importante ed è assurdo che la gente continui a giocarci. Content Creator of the Year, assurdo, pazzesco, cioè PMG, finalmente ce l'abbiamo fatta. Con qualche anno di ritardo non ho più questo acronimo su YouTube, però bisogna votare per forza BMG, il voto ce lo metto subito. Poi, gioco più anticipato dell'anno, abbiamo Final Fantasy VII Rebirth, Hades 2, Like a Dragon, Star Wars Outlaws e Tekken 8. Battaglia molto difficile per quanto mi riguarda tra Hades 2 e Final Fantasy VII Rebirth, ma penso che il mio voto di cuore e il voto razionale coincidano in Final Fantasy VII Rebirth. Si tratta comunque di un evento di una portata impressionante, quindi il mio voto finisce qua anche da un punto di vista affettivo. Il miglior adattamento, e vabbè, qui penso di andare abbastanza sul sicuro, ma sarebbe figo se vincesse il film di Super Mario, ma probabilmente la serie di The Last of Us è stato un evento tale che si porterà a casa il premio. E non lo so, non l'ho vista, però ne ho sentito parlare un gran bene anche da chi di solito è scettico nei confronti di questi adattamenti, quindi perché no? Non mi dispiacerebbe come vittoria. Miglior multiplayer, abbiamo Baldur's Gate 3, Diablo 4, Party Animals, Street Fighter 6 e Super Mario Bros. Wonder. Per quanto abbia adorato il multiplayer di Wonder, magari non è il perno su cui si fonda tutta quanta l'esperienza, e soprattutto se penso alla categoria miglior multiplayer, immagino che si cerchi in realtà qualcosa di diverso rispetto a quanto proposto dal titolo Nintendo. E quindi, non lo so, voto Street Fighter 6. Perché è un grandissimo ritorno di una delle migliori serie di picchiature in assoluto e so che hanno lavorato parecchio bene anche per quanto riguarda il comparto online. Miglior sport racing, qui è difficile votare perché non avrei detto Forza Motorsport, ma so che non è stato accolto poi con così tanto entusiasmo. The Crew Motorfest mi sembra di capire che sia in seguito un po' sottotono. Ma dai, votiamo Hot Wheels Unleashed 2, giusto per non dar la vinta a eSports FC 24. Poi abbiamo miglior sim strategy. Allora, Advance Wars, Cities Skylines 2, Company of Heroes 3,
Fire Emblem Engage e Pikmin 4. Ah, porca miseria. Allora, da quanto so, City Skyline 2 è ottimizzato malissimo ed è un buon seguito, ma un pessimo gioco, almeno su PC. Company of Heroes 3, da quanto ho capito, è un passo indietro rispetto agli standard raggiunti con i primi due episodi. Tra questi tre titoli sarebbe molto figo se vincesse Advance Wars, grandissimo remake, vi consiglio di giocarlo, non so se lo avete fatto, ma visto che non penso avrà altre occasioni di vincere qualcosa, spero vinca Pikmin 4. Quindi il mio voto va a questo grandissimo gioco che mi sono anche stancato di proporvi ogni 3x2. Best Family Game, e qui voto Disney Illusion Island. Secondo me ci sta tantissimo perché è un gioco straccessibile, divertente, ma per niente banale, quindi è un po' la quadra perfetta per questo tipo di categoria. Però forse ha meno hype intorno rispetto ad altri titoli, quindi potrebbe vincere tranquillamente Super Mario Bros. Wonder. Miglior fighting game, voto di nuovo Street Fighter 6, perché veramente hanno parlato tantissimo bene e soprattutto dicono sia anche il capitolo perfetto a livello di accessibilità se si vuole iniziare a giocare in modo serio un picchiaduro, ma non si è mai avuto il coraggio di approcciare il competitivo. Perché no? Ho sentito parlare comunque molto bene anche di Mortal Kombat 1, mentre gli altri tre giochi non li conosco, soprattutto non sapevo fosse uscita alla fine All Stars Brawl 2, pensavo dovesse ancora uscire. Ditemi nei commenti se effettivamente è uscito meglio del primo. Best RPG, attenzione, vedo un intruso, anzi due intrusi, anzi tre intrusi clamorosi, quindi per me la battaglia rimane tra Baldur's Gate 3 e Sea of Stars. Ora, per quanto ho adorato Sea of Stars, probabilmente questa categoria aspetta di diritto a Baldur's Gate 3. Best Action Adventure, ecco, questa è una definizione molto ampia, forse anche troppo ampia, perché include al suo interno dei giochi che non c'entrano proprio niente tra di loro. Alan Wake 2, Marvel Spider-Man 2, Resident Evil 4, Star Wars Jedi Survivor, The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Sarebbe, non lo so, un po' banale ridurre The Legend of Zelda ad un action adventure. Combining combat with traversal and puzzle solving. Quindi se ci atteniamo a questa definizione che unisce, mischia combattimento con esplorazione e puzzle solving, allora forse il gioco più completo che offre tutte e tre questi aspetti del gaming è Tears of the Kingdom. Sarebbe bello se Alan Wake 2 vincesse un qualsiasi premio, ma tra gli action adventure anche Resident Evil 4. Ecco, guarda, di cuore spererei vincesse Resident Evil 4, almeno questa categoria, mentre razionalmente penso che vincerà Tears of the Kingdom. Best Action Game, qui invece azione pura, abbiamo Armored Core 6, Dead Island 2, Ghost Runner 2, Hi-Fi Rush e Remnant 2. Voto Hi-Fi Rush, anche se non è proprio un action game, no dai, ci può stare come action game, una delle sorprese più belle dell'anno, super divertente, super colorato, bello da giocare, e se fanno vincere Armored Core 6, un po' rosico perché basta far vincere sempre From Software. Miglior VR AR, ho sentito parlare molto bene della versione VR di Resident Evil, quindi perché no? Però ho giocato anche un po' Humanity, non in VR, ed è fighissimo, ragazzi. Poi ogni gioco dove il protagonista è un doggo è un gioco che merita di vincere, qualsiasi sia la competizione. Miglior gioco mobile, chi facciamo vincere? Ma dai, facciamo vincere Ever Crisis, che mi sembra di capire essere un buon retelling dell'universo di Final Fantasy VII, anche se poi, da quello che ho capito, quasi quasi, se si è appassionati alla lore, quasi quasi conviene andarsi a vedere direttamente i filmati su YouTube e non perdere tempo in grinding e monetizzazioni aggressive. Miglior indie game di debutto, abbiamo Cocoon, Dredge, Pizza Tower, Venba e Viewfinder. Questa è una categoria e mi dispiace un sacco non aver bazzicato più di tanto, perché di questi giochi l'unico che ho giocato e finito è stato Cocoon. Dredge l'ho iniziato ma non è esattamente il mio tipo di gioco.
Pizza Tower è l'erede spirituale di Wario Land. E mi dispiace non averlo giocato, l'ho aspettato su Switch, ma a forza di aspettare mi sa che morirò di vecchiaia, mentre Viewfinder è uno di quei puzzle game che voglio recuperare assolutamente, ma non ho avuto tempo di farlo. Allora, secondo me vince Cocoon, perché comunque è stato un titolo spinto tantissimo e merita tantissimo di essere giocato, tra l'altro vi consiglio di farlo, e se non altro perché si vede benissimo che dietro ci sta uno dei due creatori di Limbo e Inside, e anche se questo titolo poi è molto diverso rispetto ai cinematic platform di Playdead, c'è comunque dietro una consapevolezza di game design, una maestria di game design riconoscibile, ed è un gran titolo nella sua semplicità e immediatezza. Però se vincesse Pizza Tower non mi dispiacerebbe affatto, perché stilisticamente mi piace tanto. E poi viva Wario e viva Wario Land. Best Independent Game, quindi abbiamo di nuovo Cocoon, Dave the Diver, Dredge, Sea of Stars e Viewfinder. Qui c'è stata tutta una polemica sul cosa sia effettivamente un gioco indie, perché in questa categoria Dave the Diver, in realtà, se ho capito bene, dietro ci sta un publisher gigantesco, quindi di indipendente non ha assolutamente nulla. Difficile a dirsi, potrebbe vincere nuovamente Cocoon, però a questo punto anche un Sea of Stars non mi dispiacerebbe, perché è un titolo che ho adorato parecchio. Miglior community support: Baldur's Gate 3, Cyberpunk 2077, Destiny 2, Final Fantasy 14 o No Man's Sky. Sono tutti giochi che continuano, diciamo, potrebbe, visto il timing, potrebbe vincere Cyberpunk 2077, un po' perché si è appena conclusa la sua redenzione, tra l'altro hanno appena lanciato la nuova patch che migliora ulteriormente tutto quanto, però a proposito di tempismo è uscita anche la nuova patch di Baldur's Gate 3 che ottimizza di tanto, mi sembra di capire, soprattutto le performance del gioco per quanto riguarda l'atto 3. Quindi secondo me la battaglia è tra Cyberpunk e Baldur's Gate 3. Spero vinca Cyberpunk, probabilmente vincerà Baldur's Gate 3. Miglior ongoing game: facciamo vincere Apex Legends, come al solito, o Final Fantasy 14. Facciamo vincere Final Fantasy 14, dai. Games for Impact: A Space for the Unbound, Chants of Sennar, Goodbye Volcano High, Cha, Terra Nil, Vemba. Non ho giocato assolutamente a niente di tutto questo, ma sono titoli che non ho praticamente neanche mai sentito nominare, quindi voto Vemba sulla fiducia, che è l'unico che non mi è totalmente nuovo. Innovation in Accessibility: un vero riconoscimento per i software e o gli hardware che spingono il medium in avanti, aggiungendo feature, tecnologie e contenuti che aiutano i giochi ad essere giocati e goduti da un pubblico sempre più ampio. Non so chi di questi ha spinto particolarmente sull'accessibilità, mi ricordo che c'erano parecchie opzioni per quanto riguarda Hi-Fi Rush, ma proprio per il discorso che stavamo facendo prima, non lo so, Street Fighter 6, visto che è uno dei titoli più accessibili dell'intera serie, ma mi pare di capire proprio il genere, forse merita di vincere. Best Performance, ovvero soltanto il voice acting, quindi soltanto i doppiatori: Ben Starr, Final Fantasy 16, Jedi Survivor, Cyberpunk 2077, Melanie Liebord, Alan Wake 2, oppure Yuri Lowenthal. Yuri Lowenthal so che ha fatto una performance assurda per quanto riguarda Spider-Man e anche il suo sporcarsi con il simbionte, quindi con Venom. Quindi probabilmente potrebbe vincere lui, ma un altro candidato è il protagonista di Final Fantasy XVI, perché ha ricevuto tantissimi complimenti per la sua prestazione, ma con tutto il cuore spero vinca la protagonista di Alan Wake 2, Melanie Liebord. Gioco, ragazzi, che ho adorato, e pure a livello di performance proprio pazzesco. Best Audio Design: e vince per me Alan Wake 2 proprio a mani basse. Purtroppo non ho giocato di questi giochi, non ne ho giocato soltanto uno, soltanto Dead Space. Tutti titoli con una grandissima production value. A questo punto potrebbe vincere in questa categoria Marvel's Spider-Man 2, però io spero con tutto il cuore Alan Wake 2. Best Score and Music: miglior colonna sonora. Qui diventa difficilissimo, anche perché iniziano a essere in ballo alcuni dei pesi massimi di tutta quanta l'industria. Probabilmente faranno vincere
non lo so, Final Fantasy 16. Non so le musiche di Baldur's Gate 3 quanto siano meritevoli, mi rode proprio il fegato non essere riuscito a giocarlo. Tanta roba anche Tears of the Kingdom, e anche se io farei vincere il trailer di Tears of the Kingdom come miglior colonna sonora. Alan Wake 2, un sound design pazzesco. E Farash, tra l'altro, una colonna sonora pazzesca. Non solo si tratta di un rhythm game, quindi la musica ha un ruolo fondamentale proprio nello svolgimento del gameplay, però in generale ci sono anche dei brani dedicati super belli. E boh, è difficilissimo. Il mio voto di cuore si divide tra Zelda e Alan Wake 2, ma daranno il contentino a Final Fantasy 16, me lo sento. Best Art Direction, qui mi dispiace, il mio voto di cuore va a Alan Wake 2, ma probabilmente lo vince uno tra Super Mario Bros. Wonder e Tears of the Kingdom, e facciamo vincere Tears of the Kingdom, ragazzi. Mario, mi sa, non vincerà nulla. Best Narrative, indovinate dove va, secondo me, Alan Wake 2. Mi va bene qualsiasi cosa, ma se fanno vincere Final Fantasy 16, impazzisco proprio perché è zero meritato. Best Game Direction, non vi dico più cosa farei vincere. Dovrebbe vincere Alan Wake 2, però, per quanto mi riguarda. Ragazzi, Alan Wake 2 è un titolo pazzesco proprio, fuori di testa. E per chiudere, la battaglia delle battaglie, il Game of the Year, categoria discussissima, e niente, insomma, direi che facilmente la battaglia finale la possiamo restringere a due soli titoli, ovvero Tears of the Kingdom e Baldur's Gate 3. Secondo me fanno vincere Baldur's Gate 3, sarebbe anche un bel segnale di rottura rispetto al passato. Si meriterebbe di vincere tranquillamente Tears of the Kingdom, ma in realtà sono felice per una volta di aver giocato 5 candidati su 6, e posso dire tranquillamente che per me potrebbe vincere chiunque. Pure Marvel Spider-Man 2 mi è piaciuto tantissimo, Resident Evil 4 è un capolavoro, Super Mario Bros. Wonder, ci ho fatto sopra 18 video, quindi lo sapete benissimo cosa ne penso. Alan Wake 2, mi sono anche stancato di dirlo come vincitore morale e di cuore di questa competizione. E niente, cioè è proprio difficilissimo. Comunque vada, sarà un successo, ma probabilmente il successo se lo porterà a casa Baldur's Gate 3. E questi poracci erano le mie prediction, le mie votazioni su quelli che saranno i The Game Awards 2023. Fatemi sapere se siete d'accordo o meno con le mie previsioni, e soprattutto se sperate che qualche gioco in particolare si porti a casa un determinato premio. Io vi ringrazio tantissimo per essere arrivati fino in fondo, anche a questo video un po' improvvisato. Come al solito vi aspetto nei commenti per continuare a discutere insieme delle nomination del giorno, e non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video, che arriverà quando arriverà, ma neanche troppo tardi, insomma. Siamo ripartiti, stiamo andando fortissimi, non ci fermiamo più, promesso. Nel frattempo comunque voi fate i bravi, riposatevi dormendo sonni tranquilli, ma soprattutto, nerdate duro. Io sono il Poro Goti, Michele 2023, Alan Wake 2, ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione di video qua sul canale, e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione, e ricordati che Poracci si diventa! Non critiche, come si dice, l'opposto di critiche. Tanti complimenti, ormai il cervello mi ha completamente partito.